Amici di Voci d'Accidente, ben trovati. Saluto con piacere il dottor Giovanni Mugnani, nefrologo, per parlare di prevenzione. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, parliamo di prevenzione, partendo da un appuntamento che sta riscuotendo grande successo, che la vede tra i protagonisti, le Domeniche della Salute ad Aquara. Grande affluenza, questo insomma testimonia l'importanza di fare queste iniziative, di realizzare queste giornate. Lei insomma probabilmente anni fa è stato tra i primi a promuovere questo tipo di prevenzione. Sì, la prevenzione è uno dei miei pallini, insomma, da quando mi sono laureato, e perché mi hanno fatto capire i miei professori, docenti universitari, che senza la prevenzione non si può curare bene un paziente. Bisogna partire sempre dalla prevenzione. E la giornata di Aquara, cioè la cosiddetta Domenica della Salute, ideata dal sindaco, dottor Antonio Marino, mi ha accolto subito pronto ad intervenire, perché è stata una bella giornata in cui si cerca di far aumentare negli utenti di un paese in cui probabilmente non si dà molta importanza neanche alle visite di prevenzione, o figuriamoci alle visite nefrologiche, la cosiddetta sensibilizzazione, di avere sensibilizzazione soprattutto della consapevolezza, Sì. della malattia renale, cioè avere consapevolezza di poter avere un disturbo, un danno, un organo così importante come il rene, che spesso non dà sintomi o segnali nella fase iniziale, per cui bisogna fare gli esami per capire se c'è qualche problema che non va a proprio rene. Lei ha detto una cosa, mi pare di avere colto insomma tra le righe, che si dà poca attenzione alla nefrologia. Forse insomma è una scienza, è un settore insomma poco conosciuto, perché insomma siamo abituati a pensare alle visite cardiologiche, alle visite ginecologiche, altri tipi di visite, ma quelle nefrologiche forse si dà poca importanza. Perché secondo lei? E soprattutto cosa si può fare? Ma bisogna soltanto, se diamo dei numeri, quindi facciamo prima. Pensate che nel mondo ci sono 2 milioni e mezzo di soggetti che sono abbisogni di trattamento dialitico cronico. E pensate che in Italia ce ne sono circa 50.000 tra emodializzati e peritoneo dializzati. Stiamo parlando di un 10% della popolazione globale, mondiale, così come in Italia, chiaramente, che ha una malattia renale anche allo stadio avanzato, che ha bisognevole di cure. Quindi stiamo parlando di una malattia sociale, la malattia renale. È stata fatta un'intervista su un campione di 1.000 soggetti, intervista telefonica su 1.000 soggetti che avevano da 18 ai 70 anni, ed è stato colto un problema serio, cioè che la malattia renale cronica soltanto nel 10% dei soggetti intervistati era conosciuta, cioè i soggetti intervistati non conoscevano proprio l'esistenza della malattia renale cronica, e addirittura il 50% di questi soggetti forse ne avevano sentito parlare qualche volta, per cui pochissimi, soltanto il 10% dei 1.000 soggetti che sono stati intervistati avevano avuto a che fare con un nefrologo, e quindi con una malattia, con una visita nefrologica, posta semmai a diagnosticare una patologia o una disfunzione che, Sì. ripeto, è assolutamente asintomatica nella fase iniziale. Il rene viene anche chiamato un organo muto, cioè nel senso che non dà segnali nella fase iniziale della patologia, per cui bisogna soltanto fare gli esami per capire se si è sofferenti di rene. E poi sono esami anche semplici e poco costosi. Talvolta noi siamo abituati a fare esami anche molto costosi, come che ne so, tomografia a siali computerizzate, risonanza magnetica, subito perché vogliamo subito fare la diagnosi, o perché abbiamo sentito parlare dal Sì. vicino di casa di patologie tali che vengono diagnosticate con esami strumentali costosissimi. Invece le malattie renali, che possono essere diagnosticate con esami molto semplici, come l'esame delle urine, l'esame del Sì. sedimento urinario, un esame che costa circa 5 euro, può fare già lo screening,
di una patologia renale e poi da approfondire chiaramente con ulteriori esami. L'importanza di questa scienza è testimoniata tra le altre cose anche dalla giornata mondiale del rene, che insomma ricorre a marzo ogni anno, al netto della situazione legata alla pandemia, ma che insomma ogni anno viene celebrata proprio per testimoniare l'importanza appunto della nefrologia. Sì, io negli ultimi 2 anni purtroppo sono stato fermo qui alla casa di cura del professor Cobellis, un po' la pandemia, un po' altri problemi, però l'anno prossimo sicuramente riprenderemo con questa iniziativa sociale, una iniziativa di sensibilizzazione per la popolazione generale, non per i soggetti malati chiaramente, ma per i soggetti assolutamente da indagare, da screenare, come per esempio gli anziani, gli ultrasessantenni, gli ipertesi o i diabetici, coloro i quali fanno assunzione per varie patologie, che ne so, osteoarticolari, reumatologiche, fanno assunzione abituale di antinfiammatori, o soggetti che hanno realtà. Cioè lo aver avuto il nonno, i genitori in dialisi, tutti i soggetti da screenare nella giornata mondiale del rene, su cui fare poi esami chiaramente che sono gratuiti, che sono esami, ripeto, semplici come come un esame delle urine, un esame del sangue in cui si va a dosare la creatinina plasmatica e che viene poi utile per calcolare il nostro GFR. Che sta per glomerular filtration rate, cioè la capacità di filtrare del rene, che diventa fondamentale per calcolare con delle formule matematiche complicatissime, però che nel Sì. computer con la motorizza diventano facilissime da utilizzare, ci calcola quanto filtra il rene, cioè quanto funziona il rene. Questo lo fa in pochi minuti, per cui noi alla visita possiamo fare non solo la visita, l'esame delle urine, il filtrato glomerulare, cioè il calcolo della propria funzionalità renale. A questo si aggiunge chiaramente con la visita la misurazione della pressione arteriosa e anche la misurazione della glicemia con un'ecografia renale e diciamo si riesce a screenare, anche se screeniamo circa 100 pazienti, 100 soggetti che si recano da noi, abbiamo colto nel segno la giornata, cioè fare uno screening sulla popolazione generale, cioè su coloro che non sanno di essere malati di rene e offriamo chiaramente un servizio al sociale, alla popolazione, perché solo così si riesce a diagnosticare la malattia renale. Perché, ripeto, si può arrivare in dialisi, cioè alla fase avanzata della patologia, in cui la patologia ormai può essere curata soltanto con una terapia che è una terapia sostitutiva, la terapia dialitica, anche senza sintomi. Cioè il paziente spesso giunge alla nostra attenzione nei reparti di nefrologia dicendo: io, dottore, purtroppo non ho avuto mai nessun problema, per cui non mi sono mai recato dal medico per fare esami per quanto riguarda il rene, Sì. però ha dei valori tali per cui non si può fare più nulla se non iniziare a avviare il protocollo per il trattamento della terapia sostitutiva, che è la terapia dialitica in questo momento. Un'ultima domanda, dottore. Quanto un corretto stile di vita può incidere nella prevenzione di queste problematiche che interessano il rene? È uno dei miei diciamo motti. Da quando mi sono laureato, è lo sport come una compressa. E questo diciamo, è stato adottato in parecchi convegni perché si è capito che lo sport, l'attività sportiva, mantenersi in forma, mantenersi attivi a qualsiasi età, chiaramente, contribuisce molto a mantenere l'equilibrio nell'organismo e quindi lo stile di vita diventa fondamentale. Perché in questo modo che ne so, la pressione arteriosa viene meglio controllata, viene meglio controllato il diabete, ipertensione arteriosa e diabete mellito sono, diciamo, la maggioranza delle patologie che sono causa di insufficienza renale. Per cui bisogna stressare la cura dell'ipertensione e del diabete perché sono
il 70-80% ormai dei pazienti che giungono nei nostri centri di dialisi. E quindi diventa importante incoraggiare lo stile di vita in questi pazienti per curare meglio i propri reni. Chiaramente non bisogna fumare, bisogna assolutamente, se si smette di fumare chiaramente ci si cura meglio, e effettuare una dieta equilibrata con poco sale, pochissimo sale, anche perché il sale purtroppo anche dalle nostre parti, nonostante ci sia tanto clamore per la dieta mediterranea, però purtroppo è contenuto in molti alimenti. E sì. Quindi chiaramente bisogna stare attenti all'introduzione del sale con la nostra dieta, ma l'esercizio fisico, la dieta molto equilibrata e l'abolizione del fumo, diciamo che come stile di vita diventano dei punti fondamentali per la cura e per la prevenzione delle malattie renali. Benissimo, avremo occasione, spero, in futuro, dottore, di riprendere questi argomenti. Intanto la ringrazio per essere stato mio ospite, le auguro buon lavoro. Buon lavoro a lei e complimenti per la bella intervista, e alla prossima. Alla prossima.